Questa è la RTX 3060 ed è la scheda video più utilizzata al mondo. Questo almeno secondo Steam, che nei suoi sondaggi più recenti riporta la 3060 come la più in voga tra tutti i suoi utenti, almeno per gli ultimi 3 mesi e soprattutto anche rispetto alla GTX 1650. Non è la prima volta che questa scheda raggiunge la cima di questi sondaggi. Infatti c'era già stato un periodo nel 2023 in cui Valve aveva posizionato questa scheda come la più utilizzata al mondo, però poi era dovuta tornare sui suoi passi perché a quanto pare il dato era stato inficiato principalmente dalla presenza di tantissimi coffee shop in Cina che avevano fatto salire la scheda di tantissime posizioni. Però adesso invece è veramente la scheda video più utilizzata al mondo. Ma come se la cava la 3060 nel 2024 contro quei mattoni che chiamiamo giochi? Ho deciso pertanto oggi di provarla, ho smontato dalla mia testbench la RTX 4080 Super che abbiamo utilizzato per gli ultimi test e ho montato la 3060 e sono pronto a vedere un pochettino che cosa offre in 1080p questa scheda nel 2024. Ma prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo che questo video è offerto canali Telegram che sono ogni giorno attivi per farvi risparmiare fino al 50% sul vostro prossimo acquisto. Si tratta di offerte, bombe ed errori di prezzo che solo i canali di More Than Tech sono in grado di fornirvi. Dalla tecnologia all'hardware per PC trovate tutti i link giù in descrizione. Prima di iniziare con i test, effettivamente bisogna un pochettino inquadrare questa RTX 3060, una scheda che è uscita precisamente 3 anni fa, proprio a febbraio 2021. È coincidenziale che abbia deciso di fare questo video proprio in questo periodo. Ed è uscita nel pieno della crisi delle schede video, tant'è che il titolo della mia recensione non fu assolutamente positivo. Non ci siamo, perché modelli come per esempio le ROG Strix venivano venduti a ben 599 euro di MSRP al lancio. Una cosa veramente assurda al tempo, ma anche oggi, per una scheda da semplice 1080p. Pertanto la 3060 non ha avuto proprio il lancio più prosperoso della storia, però considerato il periodo in cui è uscita e poi le successive RTX 4060 e compagnia cantante, insomma diciamo che nel tempo ha preso un pochettino di valore calando principalmente di prezzo, specialmente in mercati diversi da quello europeo, dove magari si può inquadrare un po' meglio sia per un prezzo migliore che per una più ridotta disponibilità di schede economiche. Questa è anche una scheda particolarmente anomala perché ha 12 giga di VRAM. È una cosa abbastanza particolare considerato che la RTX 4060 che le fa da successore non ha la stessa quantità di VRAM, ma anzi ne ha 8. Per arrivare a 12 giga di VRAM dobbiamo scalare tantissimo all'interno della stessa generazione della RTX 3060 e arrivare alla 3080 da 12 giga. Una cosa veramente molto molto assurda. A livello prestazionale sappiamo che è un po' meglio della RX 6600 di AMD, quindi di per sé dovremmo avere quella spinta prestazionale extra per il 1080p. Un po' intorno alla A750, alla RTX 2070 e soprattutto alla 5700, una scheda abbastanza vecchia di AMD. Quindi più o meno abbiamo un'idea che questa scheda sia principalmente interessata dal 1080p, se non proprio con qualche ritocco interessante o con qualche titolo veramente più vecchio nella lineup delle generazioni. La cosa interessante rispetto al lancio però è che abbiamo a disposizione un DLSS più maturo in termini di parco titoli che appunto accompagnino questa tecnologia, ma soprattutto anche la presenza dell'FSR3 che effettivamente gira sulle RTX 30. Quindi di per sé questa scheda sta invecchiando bene, ma non per merito suo. E adesso andiamo a vedere un pochettino come se la cava in questi benedetti giochi. Il primo titolo che ho voluto provare, ragazzi, tanto per partire un po' entusiasti, ecco, è un semplicissimo Overwatch 2. Questo perché Overwatch al momento è ancora un titolo su cui Nvidia stessa punta tanto per quanto riguarda tutte le tecnologie della bassa latenza e lo usa spesso, per esempio, all'interno delle sue conferenze di lancio delle nuove RTX 40 e 40 Super. Diciamo che Overwatch non è che mi aspettassi che fosse una sfida particolarmente esaltante per questa scheda. Abbiamo però un 144 fps piuttosto stabili nel 99.9% dei casi che vengono mantenuti senza problemi anche alla massima configurazione grafica in termini di preset. Siccome un titolo come Overwatch 2 se la cava particolarmente bene, si potrebbe pensare che anche altri titoli nei dintorni dell'ambito esports e competitivi effettivamente abbiano un'esperienza simile, cosa che ci fa un po' capire in che direzione magari questa
RTX 3060 abbia preso valore negli anni rispetto ad altre schede per tanti videogiocatori, magari soprattutto nel mercato asiatico, dove questi titoli sono una grossa maggioranza dei titoli appunto utilizzati per giocare. Diciamo che non ve li consiglio particolarmente in titoli del genere con alta dinamicità, perché effettivamente l'immagine viene degradata in maniera molto veloce, ma il DLSS e l'FSR sono disponibili su questo titolo, quindi qualora abbiate bisogno di un ulteriore boost prestazionale potreste pensare di abbassare un po' i preset grafici o utilizzare queste tecnologie magari per avvicinarsi maggiormente verso un 240 Hz come esperienza 1080p. In generale questa scheda sembra essere qualcosa che segua più o meno questa linea d'andamento e sto iniziando a capire parecchie cose. Passando ad un eSports un po' più corposo in termini di impatto prestazionale, abbiamo sicuramente Modern Warfare 3, l'ho provato online, ho fatto delle partite, devo dire che l'esperienza 1080p non mi dispiace con questa scheda, nel senso era piuttosto fluida, il motore del gioco rispondeva bene e ovviamente sto utilizzando un processore esagerato come il 7800X3D, però neanche ci sono stati dei casi di stutter come in altri giochi che vedremo dopo. In questo caso superiamo i 100 fps, ci avviamo verso i 120-130 in base alla situazione, con impostazioni grafiche ad ultra, ancora prima di utilizzare il DLSS o l'FSR. In generale, un'esperienza piacevole. Per quanto riguarda però l'utilizzo del DLSS e dell'FSR, su questo gioco in particolare, specialmente in 1080p oltretutto, vi sconsiglierei di applicare la tecnologia, perché come potete vedere da queste immagini, non so se lo notate, ma c'è una degradazione dell'immagine veramente importante. Cioè, personalmente, se giochi in maniera molto dinamica, ti muovi tanto, magari lo noti anche meno. Però dandoci un occhio, per quanto non sia magari il titolo di cui te ne freghi qualcosa, c'è una riduzione nella qualità dell'immagine particolarmente notevole. Pertanto vi dico, siccome l'impatto prestazionale del DLSS qualità, che già fa dei danni così importanti all'immagine, non è significativo, personalmente vi inviterei prima a rielaborare magari qualche impostazione grafica e poi in extremis al massimo passare al DLSS o all'FSR. Però non è proprio l'esperienza migliore del mondo, ecco. Ovviamente sto parlando di upscaling, non di frame generation, quella è titoli competitivi, scordatevelo, ancora non è pronta e forse non lo sarà mai. Passando a qualcosa di un pochettino più pesante, un pochettino più difficile da gestire, abbiamo per esempio un Cyberpunk 2077, gioco che è uscito letteralmente 2 mesi prima che la 3060 arrivasse sul mercato, quindi sono coevi del loro tempo ed è per questo che voglio metterle a confronto. In generale siamo di fronte a un Cyberpunk 2077 che in 1080p ultra senza DLSS ci offre un'esperienza tra i 45-60 fps, comunque piuttosto fluida, devo essere onesto, si può giocare tranquillamente e soprattutto siamo ancora ultra, magari passando a un alto, togliendo qualche impostazioncina a quella, recuperiamo FPS in nativo senza particolari problemi. Sicuramente non è proprio il titolo più recente, però considerando che il titolo è stato aggiornato più volte in maniera significativa, è importante vedere che una scheda di 3 anni fa sia ancora in grado di reggerla nella sua risoluzione di interesse. Per quanto riguarda l'esperienza con il DLSS, qui a differenza di Modern Warfare 3 vi consiglio invece il DLSS, perché decisamente la riduzione della qualità grafica non è così impattante e significativa come abbiamo visto nel titolo di Activision, ma invece ci fornisce quell'extra di FPS che magari può essere utile per alcuni, soprattutto in scene maggiormente movimentate, per evitare situazioni di drop di frame troppo pesanti che appunto inficino l'esperienza finale e quindi in generale non rendano bello quello che stiamo vivendo. Diciamocelo, non è l'esperienza definitiva, ma è interessante vedere che una scheda comunque del genere se la stia cavando bene. Passando a un titolo del 2024, ho messo Suicide Squad Kill the Justice League, titolo veramente uscito 1 mese fa. E allora, la situazione in questo titolo è che in realtà è molto tranquillo, nel senso non è che mi aspettassi un peso particolarmente ingente. Il titolo, da quello che ho visto dai menu, tende a fare una rielaborazione dinamica della risoluzione con appunto la possibilità di farci scegliere il target di FPS che vogliamo raggiungere. In generale, mettendo il target a 120 FPS, ho ottenuto circa 80 FPS con la 3060 e 1080p appunto a settings ultra. Diciamo che non la chiamerei esperienza definitiva, perché la qualità grafica secondo me si è deteriorata per via di qualche postazione interna del titolo e per quanto fluida, come dicevo, ci sono dei casi di stutter non inficianti al 100%, ma comunque si fanno sentire. Vabbè, in generale avete capito l'antifona, non è proprio il titolo meglio ottimizzato del mondo, ma comunque giocabile anche con una scheda del 2021 in 1080p. Non mi aspettavo diversamente. Però, volendo prendere un altro titolo recente ma notoriamente pesante, ho voluto testare un
Alan Wake 2. Qui stiamo parlando di uno dei giochi definito più pesante in assoluto, assieme anche a un Avatar Frontiers of Pandora, ma questo è ancora peggio. C'è chi dice che sia mal ottimizzato, c'è chi dice che sia la frontiera della grafica definitiva. In generale Alan Wake 2 si fa sentire in termini di peso. Per quanto riguarda questo gioco, ho voluto affrontarlo prima senza DLSS, e per quanto riguarda l'esperienza iniziale, comunque oscilliamo tra i 35 e i 48 fps in range generale per quanto riguarda la 3060 e 1080p da alto. Diciamo che l'esperienza è godibile, però considerato che dopo, più avanti in questo gioco, ma non vi metto le scene perché sarebbe uno spoiler, diventa un po' più impegnativo per la scheda grafica, ci saranno dei cali di fps dovuti semplicemente alla complessità della zona e della scena che effettivamente potrebbero mettere in ginocchio la 3060. Quindi per ovviare alla situazione io consiglierei di utilizzare o le impostazioni grafica medie o anche combinarle con il DLSS almeno qualità, che ci danno quel boost prestazionale, come state vedendo in questa parte di video, che comunque compenserebbe quel calo finale magari di un 20-30% che ci può essere in scene un po' più movimentato con più effetti. Questo gioco è veramente un massacro dal punto di vista della grafica. Però anche qui la nostra 3060 sta sopravvivendo. In generale con quest'ultimo Alan Wake sto capendo un po' il sentimento verso appunto la 3060. È una scheda video che magari in paesi dove l'hardware costa molto di più che in generale nel resto del mondo, come l'Australia, la Cina o l'India, si può recuperare un'esperienza 1080p godibile senza particolari problemi. Diciamo che bilanciandola bene potrebbe essere ancora una scheda che per quei paesi sia significativa come impatto di qualità-prezzo in base al prezzo a cui la trovano, specialmente magari con un mercato dell'usato più ampio del nostro, considerata la popolazione gigantesca di cui dispongono, quanto più l'Asia che l'Australia effettiva. Per paesi come magari gli Stati Uniti d'America mi viene da pensare che Walmart, Micro Center e altri posti fanno delle svendite veramente importantissime quando le vecchie schede vengono sostituite dalle nuove per evitare di avere dead stock poi nel tempo, e pertanto ci si ritrova ad avere magari un Walmart che te la butta fuori al 40% di sconto e la prendi subito. Quindi magari questo nel tempo ha influenzato i numeri positivamente quando è uscita la 4060. Quindi diciamo che rispetto al mercato europeo probabilmente ci sono dei fattori di influenza che hanno portato questa scheda a diventare popolare soprattutto nell'ambito di Steam, dove occupa circa il 5% delle schede in utilizzo. Purtroppo i 12 giga di VRAM di cui dispone non sono stati particolarmente significativi, o comunque non mi sembra che abbiano garantito granché all'interno dell'esperienza 1080p, e non credo che questa scheda vedrà mai il 1440p, a meno che non facciano un DLSS 4 con della roba fantascientifica in termini di upgrade, o un FSR4 o qualcosa del genere. Però in generale i 12 giga di VRAM, come anche avevo detto al tempo della recensione, rimangono un pochettino inutili. Cioè, figo per chi fa grafica magari o comunque applicativi VRAM intensive, però dal punto di vista del gaming sono oggettivamente esagerati per ora. Se no magari potete andare a prendere qualche caso specifico in cui possano tornare utili, ma per il gaming generale il 1080p di 12 giga di VRAM non se ne fa niente per ora, e alla fine non penso che queste schede vedranno un 1080p capace di saturare questi 12 giga di VRAM e supportarlo dal punto di vista prestazionale. Ecco, alla fine della fiera questa RTX 3060 è una scheda interessante. Diciamo che a grandi linee potrebbe essere interessante se trovata ovviamente in un mercato dell'usato e che appunto vada a colmare una certa nicchia di interesse per un determinato tipo di pubblico. Questo video non vuole assolutamente essere un invito a comprare questa scheda invece di quelle disponibili sul mercato, anche perché nuova in Italia e in Europa in generale costa una badilata di soldi per quello che offre, soprattutto perché i 12 giga di VRAM appunto, come dicevo, non sono poi così utili, e in generale AMD ha un'offerta qualità-prezzo migliore sulle sue RX 6000. Per quanto riguarda l'usato, beh, se la trovate sotto i 200 euro, magari 180 e anche meno, potrebbe essere qualcosa di utile per qualcuno, però di per sé è appunto una scheda che, come avete visto, sta iniziando a rosicchiare proprio il 1080p e che in generale non ci rimarrà per tanto tempo ancora. Però di per sé qualcosina l'ha fatta. Ero interessato a vedere cosa potesse fare la scheda video più utilizzata al mondo al giorno d'oggi, e voi dovete farmi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate. Voi siete su More Than Tech e per questo video è tutto. Salamusa!